Quasi 9 milioni di persone si sono date appuntamento sulla 7 per vedere una sfida che da molti veniva ritenuta epocale, quella fra Michele Santoro e Silvio Berlusconi a servizio pubblico. 3 ore di trasmissione dalle quali ci si aspettava di più che pungenti battutine rivolte da uno all'altro. Poca sostanza, tante ripetizioni. Dov'è finito il giornalismo d'inchiesta d'assalto di Michele Santoro? Un Santore riconoscibile, quasi riverente in alcuni casi, ha posto le domande che tutti ormai hanno posto al Cavaliere e ha ricevuto dallo stesso le stesse risposte che tutti conoscono a menadito. Ma durante l'intero svolgimento della trasmissione, vincitore indiscusso è stato Marco Travaglio, che, a fronte delle fasi conclusive della trasmissione, quando Silvio Berlusconi lo ha attaccato presentando le pendenze processuali del giornalista e dichiarandolo diffamatore, lo stesso lo ha silurato con la solita pacatezza che lo contraddistingue, con una frase che in sé vale l'intera trasmissione. C'è la prescrizione, una cosa normale, eccetera. Per un giornalista incorrere in 10 volte in diffamazione, in errori, in coso. Cioè, è proprio difficile farlo capire, perché non è questo l'oggetto della trasmissione, naturalmente. Del resto, se fosse vero che io sono un delinquente abituale, lei mi avrebbe fatto almeno presidente del Senato, quindi...